buongiorno e bentrovati dalla Polizia Locale di Modena. Oggi abbiamo il piacere di approfondire una tematica che nell'ultimo periodo è diventata sempre più rilevante, la micromobilità urbana. L'attenzione verso queste forme di mobilità coinvolge sempre più spesso anche le amministrazioni comunali, che con la realizzazione di progetti mirati incentivano l'utilizzo di mezzi ecologicamente sostenibili quali le biciclette e i monopattini elettrici. Anche a livello centrale, con la riforma del codice della strada del 2020, si è voluto dare una maggiore tutela e attenzione ai ciclisti, quindi andando a modificare anche alcuni aspetti della circolazione per queste categorie di veicoli. In questo video analizzeremo cosa è cambiato in alcune strade cittadine e come comportarci in presenza di queste novità. L'introduzione della corsia ciclabile. È una parte longitudinale della carreggiata, delimitata da striscia bianca e contraddistinta del simbolo del velocipede, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi, ma diversamente dalla pista ciclabile è sempre parte integrante della carreggiata e in determinate condizioni può essere utilizzata per brevi tratti anche da altri veicoli. La corsia ciclabile può essere percorsa dai velocipedi esclusivamente nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. Va detto che i velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile di una strada urbana hanno sempre la priorità rispetto agli altri conducenti, che in occasione delle manovre o alle intersezioni devono comunque cedere loro il passo, salvo diversa segnalazione. L'intersezione con presenza della casa avanzata. È la linea di arresto per biciclette in posizione avanzata rispetto a quella degli altri veicoli nelle intersezioni semaforizzate, che delimita dunque uno spazio di attesa riservato ai velocipedi, che potranno affrontare per primi l'area di intersezione una volta scattato il verde. Questa posizione favorisce la visibilità del ciclista e gli permette di iniziare con anticipo la manovra di svolta a sinistra nell'intersezione, trovandosi in posizione avanzata rispetto agli altri veicoli. Ma come distinguere una corsia ciclabile da una pista ciclabile su carreggiata? Pur essendo entrambe destinate alla circolazione dei velocipedi, la prima è delimitata da striscia di colore bianco, discontinua o continua, mentre la seconda è delimitata da striscia di colore giallo, discontinua o continua, e non può essere percorsa dai veicoli a motore, se non per eseguire manovre che comportino l'attraversamento della pista ciclabile a condizione che sia delimitata da striscia da gialla discontinua. L'uso ciclabile di corsie preferenziali del trasporto pubblico locale. È la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi lungo le corsie preferenziali del trasporto pubblico locale, nello stesso senso di marcia di quest'ultimo, laddove sia presente apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Speriamo che il video vi sia piaciuto e se avete dubbi o richieste di chiarimenti non esitate a contattarci.